Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. Per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Nei dintorni torna nuovamente a varcare la meta delle isole Eolie. Sono sette perle del Mediterraneo in cui arrivare attraverso il mar Mediterraneo e scovare quelli che sono i segreti di territori davvero insostituibili. Qui la favola fatta dalla natura si svela nelle sue più maestose entità. Sono sette le perle che vi andiamo a mostrare con delle immagini davvero inconfondibili, partendo da Lipari per arrivare a Vulcano e muoverci poi verso Salina, Panarea, definita la perla del Mediterraneo, arrivando a Stromboli e le più lontane Alicudi e Filicudi, per poter rendere l'idea di qualcosa che sia un mix tra cultura, tradizione, gusto e, perché no, grande capacità di fare intrattenimento. Qui l'intrattenimento è fatto dal dio Eolo, colui che con il vento riesce a darvi il modo per trascorrere una giornata sicuramente che sia unica nella vostra storia. Poche immagini per descrivere la bellezza di questi posti unici e rari nel mondo. Weekend e dintorni, lo speciale Eolie comincia per voi a girare. Solamente quando le onde sono buone, e per quanto sia difficile spiegare, non è importante dove, conta solamente andare. Comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare. Questa è la movida che diventa calda quando l'isola di Vulcano si comincia a spegnere dopo una giornata intensa di agosto. Comincia la movida più calda, che è quella del Baia Negra, con un aperitivo che sulla sabbia nera fa tremare davvero l'isola. E noi di Weekend e dintorni all'interno di Baia Negra cominciamo in Vulcano a girare. L'aperitivo più bello è l'isola di Vulcano. Qui la movida si sveglia ad una certa ora, dopo aver trascorso una giornata all'insegna delle sabbie nere, si comincia a danzare al suono di un vulcano che fuma, ma che ha ancora tanto da raccontare. Io sono con coloro che un po' sono il fulcro di questo intrattenimento. Siamo a Baia Negra, l'aperitivo ormai conosciutissimo, la Isla Essa de Moda. Questo è un concetto che vuole spiegare cosa e cosa significa fare un aperitivo sulle sabbie nere a Baia Negra. La Isla Essa de Moda è un motto che noi abbiamo promosso, diciamo, affinché i nostri eventi vengano sponsorizzati in modo equo. La Isla Essa de Moda è un, si può dire, un ispanico che significa l'isola è di moda. Ciò significa che vogliamo valorizzare Vulcano e in particolare la Baia Negra, che è alle nostre spalle, come tanti lidi in Europa e in Italia in generale. Io parlerei di due caratteristiche: A, la natura; B, la musica. Per quanto riguarda la natura, Silvia, posso dirti che Vulcano è riconosciuta tra le migliori isole d'Italia, ha un grande panorama e un grande panorama artistico che è molto stimato,
Per quanto riguarda la musica, viene sempre fatta dalla Baia Negra una selezione musicale a certi livelli per garantire una determinata selezione sia a livello di clientela sia a livello musicale, di divertimento per le persone. Parola d'ordine per l'estate 2015 all'insegna e con la griff del Baia Negra? Te ne do due: sprizzante e tramonto. Però voglio aggiungere un'altra cosa che è importante. Chiaramente le persone che ci stanno guardando riescono a vedere soltanto filmati e immagini, ma credetemi, non potete provare le emozioni che noi riusciamo a sentire qui, che potete appunto vivere soltanto se siete qui in prima persona. Ti rincontro il DJ ormai storico di Baia Negra. È un sound particolare, ricercato, che si differenzia dalla sera, quindi come potete vedere all'aperitivo c'è un sound di house, tech house, che si differenzia, come dicevo prima, dal sound che ci sarà più tardi nella nottata, perché lì è un sound più commerciale, più classico. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love to come around. In tutti questi anni abbiamo cercato sempre di costruire, di aver fatto bene, perché i risultati li stiamo vedendo, e cerchiamo sempre di migliorarci e fare del bene per la Baia Negra e per le serate che ci sono qui. Come trovi questo aperitivo, questo Baia Negra e queste sabbie? Il posto è bellissimo, l'isola è molto naturale, mi piace molto il paesaggio, è veramente carino e l'aperitivo è bello. Giornata tipo per poi arrivare all'aperitivo di Baia Negra, che è un po' un must di quest'isola. Allora, in realtà noi veniamo da Lipari, ci facciamo un bellissimo giro in barca fino alle 6:30. Alle 6:30 ci fermiamo, ormeggiamo qua davanti dal nostro amico Torino, scendiamo in gommone, ci facciamo l'aperitivo e alle 9:30 torniamo a Lipari. Baia Negra è musica, divertimento e un bellissimo tramonto che purtroppo ormai è già andato. Quando il sole tramonta, al di là dei faraglioni, sì, che si vedono, e poi tutti si gettano magari in acqua, certo, cosa accade? Quello è, non si può dire, diciamo. Lo lasciamo sì, per le immagini che verranno, esatto, dopo? Sì, lasciamo immaginare un po' le persone intanto, e poi mostreremo qualche immagine relative a un after eoliano. Vulcano, Baia Negra, un posto bellissimo, vi invito tutti. Ciao! Invitiamo quindi tutti quanti a venire all'isola di Vulcano. La sabbia perde il calore del giorno, comincia il rumore del mare da sottofondo musicale, prende piede la notte griffata a Baia Negra, una notte disco che ha davvero molto da svelare, soprattutto nell'antivigilia di Ferragosto, un giorno caldo, ma che di calore ne ha tanto da dimostrare, perché questa è la notte di Vulcano, da Vulcanari che girano con noi. Alessandra, al lavoro all'interno di un locale che davvero oggi esprime il meglio di sé, è l'antivigilia di Ferragosto, e ce ne sarà ancora tanto da vedere. Che cosa rende, a tuo parere, questo luogo così speciale, e che cosa hai tu che dai a loro per rendere ancora più speciali? Allora, Baia Negra è unica. Sabbia nera, sole fantastico, tramonto incredibile, e io il sorriso, solo quello. Amor, se puede. Vince
vincente di tutto questo è fatto da quali elementi per rendere l'idea? Una buona organizzazione, prodotti di qualità e spero servizio efficiente. Ma Cristiana, ma che cosa avrà questo Baia Negra che li riesce ad attirare tutti così? È un po' tutto, è ogni anno sempre di più perché la gente si diverte, c'è aria di famiglia, la spiaggia, il tramonto, è tutto un insieme di cose. Dovete venire perché se venite tornate al 100%. Io chiedo che stesse al mondo che conteste nell'este hasta oeste e bajo il mismo sol. Ora lo so. Mirko, io vorrei che tu mi creassi il cocktail Baia Negra, estate 2015, isola di Vulcano, che deve avere necessariamente quali ingredienti per poter catturare tutti? Beh, innanzitutto non andiamo a fare un drink forte, al contrario di come si possa pensare, andiamo a fare un drink fresco, giovanile. Non può mancare, secondo me, di sicuro il Malibu, diamo l'essenza del cocco, diamo la freschezza, diamo l'isola. Andiamo a mettere un po' di frutto della passione, ma giusto un tocco per andare a colorare. E poi continuiamo con gin, non troppo, per dare l'amaro. E finiamo con vodka. Sempre un tocco. Il nome del cocktail è stato 2015 Baia Negra, è? Il tramonto di Baia Negra. Che cos'ha Baia Negra che riesce ad attirare tutti come il miele con le api? Hai fatto una metafora importante, comunque più che altro forse è il locale più bello di Vulcano, quindi siamo tutti qui. C'è buona musica, diciamo, si beve bene, c'è la spiaggia, quindi sono tutti fattori importanti, gli amici. E poi siamo sull'isola di Vulcano. Esatto, che è la migliore delle Eolie. You know I want you to be mine. What can I do to make you see that? Beh, mi raccomando, il prossimo anno, Ferragosto 2016, tutti a Vulcano, la Baia Negra, mi raccomando. Oh, baby, be mine. La nota è ancora alta, ma l'isola di Vulcano ha ancora tanto da far scoprire all'interno di questo Baia Negra che ogni anno diventa sempre più il must per coloro che vogliono vivere un intrattenimento all'insegno della musica, del buon gusto, di un buon long drink e soprattutto di un mare eccezionale, di un marketing naturale che ha ancora tanto da far scoprire a tutti coloro che non siano venuti. Baia Negra con Weekend e dintorni per l'estate 2015 continua sempre da qui a girare per voi. Gira. 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 Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Say me, say me. Direttore,
direttore commerciale delle Eolie Parfums, Mario Fiore, ben ritrovato all'interno delle Isole Eolie, specificamente all'interno dei Lipari, all'interno del Tourmaline. Non si può fare a meno di menzionare quelli che sono i successi a un anno di distanza dalla presentazione mondiale dei profumi delle sette isole. Se mi consenti, tu sei la nostra madrina, perché proprio un anno fa, il 14 agosto di un anno fa, partì questa favolosa avventura che, come tutte le nicchie che si rispettano, ha una, io parlerei di accettazione, mi imbarazza dire successo perché siamo nuovi, siamo un bimbo in salute che sta crescendo bene. Abbiamo riscosso l'accettazione da parte anche dell'estero, che già ci dà dei tributi, e sono imbarazzato. Dietro ad ogni profumo c'è una bellissima storia. Il progetto nasce da tre donne, una milanese, una napoletana e un'eoliana, che hanno pensato un giorno di fare del profumo, di mettere in scena le olie con delle fragranze che raccontano, soprattutto nella testa, perché è chiaro che un profumo deve essere di respiro internazionale, che raccontano queste isole che sono stupende, che sono internazionali, direi. Sette isole, la più testata e quella più apprezzata, qual è? È difficile dirlo, sicuramente diciamolo, i dati, poi i numeri sono spietati. La Sciara, vale a dire quello dedicato a Stromboli, è sicuramente la fragranza che ha avuto più successo, ma non ce n'è una che non va bene. All'origine delle Eolie Parfums ci sono tre donne, io ne incontro una che è Olga Iossa, è un po' la madrina di quello che è il concept dell'azienda, che vede sette profumi per sette isole che stanno riscuotendo un grande successo. Ma non bastava. Qual è la novità per quest'anno 2015 e che cosa mancava all'interno del mondo di Eolie Parfums? Il vento, naturalmente. I due profumi sono dedicati, Ventus al dio del vento, ad Eolo, e Zephyrus a suo figlio, dio del vento di Ponente. Zephyrus è un profumo che rappresenta il ponentino, la leggera brezza, quella che si sente e non si sente, quella che quando percepiamo ci dà benessere. Ventus è invece la tempesta, quello che porta con sé il vento, che porta con sé tutti i profumi, tutti gli odori, tutto quello che qui quando si sprigiona rende magici questi posti. Ma tra tutte le sette tu quale sceglieresti? Anche tra Zephyrus e Ventus? No, sono tutte creazioni che ho desiderato e che nasi meravigliosi, compositori meravigliosi sono riusciti a interpretare. Hanno realizzato quello che veramente abbiamo desiderato e sono legata a tutti loro veramente. Sono sette capolavori dedicati alle sette isole e le due novità di quest'anno, Ventus e Zephyrus, ci faranno pensare ancora a lungo a queste isole, anche dopo il ritorno a casa. E scegliete un'essenza che sia la vostra isola, perché? Ma l'isola, ogni isola ha una sua particolarità. È chiaro che c'è chi è più mettitabondo come Alicudi, chi è più terraneo come appunto l'isola dove ci troviamo, Lipari, ed è chi è più mondano come Paranea, come Ichesia. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Sai, non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All-
all'improvviso tutto il mondo. Giorno più caldo dell'estate è quello che vede il Ferragosto realizzarsi all'interno di un arcipelago eoliano. Non si può non fare una capatina all'interno di uno dei locali più ambiti di queste sette isole del Mediterraneo, le cosiddette perle. All'interno del Tourmaline noi scopriamo l'essenza delle isole eolie, votata al grande intrattenimento. Una grande organizzazione, uno splendido locale che guarda il mare sotto le stelle per tutti quanti voi che insieme a noi in questo arcipelago eoliano nell'isola di Lipari, all'interno del Tourmaline, cominciate a girare. La vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando. In 46 anni una sintesi di come si possa creare il vero intrattenimento ce lo può dire Fabiola Famularo. Ma io ci provo, non voglio arrogarmi di questo principio, se così possiamo dire, ma il segreto penso che sia quello di trasmettere divertimento e la voglia di divertirsi, che è pura, senza artefatti, con bella gioventù che ha voglia di divertirsi, e poi viene tutto da sé, ecco, non penso ci voglia tantissimo. Anche i muri di questa città mi parlano di te, le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te, giuro questa volta. Ma io dico sempre, per noi è un lavoro che facciamo con grande amore e passione e professionalità anche. Questi sono i tre presupposti fondamentali. Allora, se la musica è bella, la location è meravigliosa, i barman sono all'altezza del compito, ripeto, poi viene tutto da sé, quindi non c'è una grande formula segreta. Bisogna fare il proprio lavoro con precisione, con serietà e con professionalità. Questo è un grande piacere. Poi il Tourmaline ha portato fortuna e Olie Parfum quest'anno hanno proposto due nuove essenze. Con grande piacere ci siamo resi disponibili, perché è stata un'iniziativa molto carina, ci lusinga tantissimo, quindi speriamo anche che le nuove essenze continuino la scia delle prime sette, e speriamo che il prossimo anno ce ne siano altre. Tourmaline, no? In quale sceglie tra le essenze? La Shara. La direttrice di uno dei locali più caldi dell'estate 2015 all'interno dell'arcipelago eoliano è il Tourmaline, e Neda. Noi abbiamo una location fantastica intanto, e si vede, poi bella musica, lo staff spero sia altrettanto simpatico e eccellente, quindi... Now this world you'll find answers to your pain. Just walk and make it in. You're tasting the pain of losing someone who broke your chains. Don't even look back at these wasted moments, darling. Cosa cerca oggi il pubblico che viene all'interno di questo locale per ritenersi soddisfatto, che voi riuscite a dare? Il servizio e soprattutto la musica, perché poi è un locale notturno, la musica, quindi. Facciamo due generi musicali completamente diverse per soddisfare appunto target diverso. La gente più grande sta su al privé, quindi... con un servizio diverso da quello che puoi trovare giù, che trovi magari gli under 25. Questa è la strana coppia da console DJ set per il Ferragosto del Tourmaline, i fratelli De Salvi, Andy e il fratello, questa sera insieme per una console davvero calda come la serata di Ferragosto.
senti l'esperienza dall'estero all'Italia, tu che poi hai suonato in diverse console internazionali, che cosa si prova a tornare sulla propria isola e a far danzare l'isola insieme a te? L'importante è restare sempre con i piedi per terra, e poi il resto viene da sé. Cos'è che vince oggi per coloro che amano la notte? Credo il divertimento sano, puro, senza troppo sballo, quindi divertiamoci ma sempre con la testa sopra le spalle. Noi già lavoriamo per il prossimo anno, abbiamo tante cose in programma, quindi ampliare un pochino la nostra attività. Per il 2016 dovete ritornare e vedere cosa combiniamo. Turmain è il top dell'isola, è la discoteca per eccellenza. Vieni a ballare al Turmain. Ovviamente sì, e gira con Weekend e dintorni. Durata anche questa essenza di questa estate 2015 davvero emozionante all'interno di questo arcipelago eoliano e all'interno di questo Turmalin che non smentisce mai il suo privato di regno e dell'essenza dell'intrattenimento. Qui si svelano non soltanto i profumi essenziali delle Isole Eolie, ma anche il vero modo organizzativo e qualitativo di fare entertainment nell'estate 2015 che è con Weekend e dintorni nelle Isole Eolie. Nello speciale Eolie all'interno del Turmalin continua sempre a girare. Percorrendo l'immensità di queste sette isole dell'arcipelago eoliano, con il mezzo nautico si attracca sull'isola di Panarea, un'isola piena di storia ed è una storia che viene griffata dal nome di Miriam Beltrami, una storia che parte tanti anni fa e che trova oggi il suo fondamento in uno spirito naturalistico che si chiama Hotel Raia Panarea, dove la natura dell'isola con la capacità di accoglienza e di vivere un tutt'uno con quest'isola fanno davvero pandan con quella che è la possibilità di realizzare il sogno della propria vita. Questa è Panarea raccontata con le nostre immagini. Tempo fa non si poteva scendere sul molo che era molto corto. Quando il mare presentava delle caratteristiche impossibili per lo sbarco da questa parte, si sbarcava a Dragutto e si sbarcava dove si poteva. Quella volta sbarcammo a Dragutto, o meglio, si pensava di sbarcare a Dragutto, ma picchiamo con la barca contro la roccia, però arrivò un'onda molto particolare e praticamente affondammo, la barca affondò per metà dentro il mare e io mi trovai con l'unico cappotto di pelo della mia vita immersa nell'acqua. Guardando verso sinistra io vidi tre casupole, c'era un grande cartello con su scritto non si vende. Immediatamente mi venne a pensare che strano posto, come mai si mette un cartello non si vende, dovrebbe essere il contrario. I cartelli ci sono quando si vuole vendere. E la situazione era tale che mi venne voglia di ridere dentro nell'acqua con questo cappotto che pesava un accidente bagnato e pensai che doveva essere un'isola felice se riusciva a farmi ridere in una situazione del genere. E infatti fu veramente un colpo di fulmine. Quest'isola che aveva una potenzialità incredibile ed era considerata l'isola reietta, l'isola povera di tutte le isole Eolie, l'isola dove venivano i signorotti delle altre isole
o da Palermo, o da Catania, venivo a cacciare. Ci rendemmo conto che si stava costruendo una casa in cemento armato, molto brutta, nel centro del paese, e pensavamo che una casa, se fosse continuato a costruire in questo modo, sarebbe stato un disastro per l'isola stessa. Era un'isola che potenzialmente aveva tanto di più di tutte le altre isole che avevamo visto. E cominciamo a guardarci intorno e a vedere che succedevano cose abbastanza strane che non vi sto a raccontare adesso. C'erano 10 privilegiati sull'isola e tutti gli altri vivevano delle rimesse dei loro parenti che erano emigrati all'estero. Incominciò così la storia. Prima cosa, costruire una casa. La costruimmo in alto a una collina, si affacciava su una valle che si chiamava Carcara. E costruire una casa là in alto non era una cosa facile, perché non c'erano i mezzi per portare il materiale. Pensavamo di costruirla come avevano costruito le persone di Panarea nell'antica, però sì, usando il materiale del posto, le pietre, le canne. E questa casa venne costruita completamente con il sistema degli antichi. Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break sooner or later. La vendemmo apposta a degli amici, dicendo che avevamo guadagnato tantissimi soldi, ma non mi posso assicurare neanche un centesimo, perché il soldo, il denaro, rende molto facile la comprensione. Il pensiero di poter vendere una casa, quindi anche la loro casa eventualmente costruita in questo modo a prezzi interessanti, rendeva interessante il fatto di ricominciare a costruire nel medesimo modo. Allora la gente cominciò a capire che forse era meglio che ripristinare anche le vecchie case col medesimo sistema e curare attentamente i soffitti e tutto insieme, i muri, in modo da renderli interessanti eventualmente in una vendita immobiliare. Noi vivevamo in casa di indigene, due case unite, quattro stanze, un cucciolino minuscolo esterno, e avevamo sempre degli ospiti, persone che avevano così tanto nella vita che ne avevano abbastanza, avevano bisogno di avere un piccolo spazio, un relax mentale, ed è questo che ci ha fatto portare a un certo punto, non potendo più ospitare tanta gente, a pensare di fare una guest house. Perché si chiama Raya, poi, che è il nome della razza del pesce, per una cosa molto bella, per una cosa che successe. Eravamo in mare con questa nostra barca e il figlio di Paolo Tilke si tuffava, saliva, si trovava e saliva, e salì con una piccola razza in mano. E scherzando io dissi: bene, la faremo au beurre noir, che è un piatto francese molto buono, scherzavo. Lui si rituffò con questa razza e noi rimanemmo a guardare e vedemmo questo ragazzino che stava accarezzando la pancia della razza, e la razza che cominciò a mandare fuori una piccola razzetta alla volta, fino a 14 piccole razze, ed era una cosa così emozionante, così veramente incredibile, che pensammo di dare a quello che stavamo facendo il nome Raya, che è il nome della razza in sé. Il nostro albergo è costruito così, le case che abbiamo fatto sono fatte così, tutto in materiale naturale, è il leitmotiv della mia vita, non voglio niente di chimico ci sia, né nei muri, né nelle stoffe, né nei detersivi, tutto quello che può servire per pulire, per le pulizie, né il cibo. Deve essere, per conto mio, deve essere tutto organico.
ed è quello che fa la fortuna del Raya, perché ci si può dormire bene, svegliarsi bene, non essere nervosi, va bene per tante ragioni. Non è facile portare avanti un discorso di questo genere, però ci stiamo riuscendo anche in quello. È un discorso totale, è un discorso completo, come poter vivere nella natura in simbiosi con la natura, anche in un'epoca come questa. Il perché della fondazione di un'isola di Panarea? Anch'io mi sono meravigliata quando sono stata interessata dalla Miriam Beltrami a far parte del consiglio di amministrazione di questa fondazione, Fondazione Raya Miriam Beltrami Tilk. La fondazione infatti si prefigge, ed è lo scopo primario, quello di promuovere le isole eolie in tutto il mondo, di farle conoscere per la bellezza che rappresentano e di pubblicizzarle al massimo. È stata lei che l'ha voluta fortemente, ha fatto di tutto perché avesse realmente quella che è la specificità di una fondazione, cioè pubblicizzare al massimo la meraviglia e la bellezza di queste isole eolie, tutte, non solo Panarea, e soprattutto portare quello che è il turismo e affrontare anche tutto quello che è un aspetto diverso da quello che potrebbe essere l'aspetto ludico di divertimento, ma bensì anche un fatto di grande cultura. La Fondazione Raya Beltrami Tilk, che soprattutto la persona di Miriam Beltrami, è essa stessa una figura eccezionale, carismatica, e ci tengo a dirlo, non a caso questo libro viene dedicato proprio da me a lei, una donna che veramente ha amato tanto nella vita, rispettando se stessa. Ecco, questo è il messaggio che vorrei che ogni donna alla fine di questo libro ritrovasse in quelli che sono i percorsi di sofferenza, ma anche di illusione, di amore, di disillusione e soprattutto di vicinanza, di comunicazione e di affetto tra donne. I motivi sono molti, secondo me, per cui grandi e meno giovani, diciamo, possono leggere il libro di Francesca Sassano, Islam, perché è un libro che fa da ponte tra due generazioni fondamentalmente, la generazione di una donna ormai traguardo finale, se vogliamo, della sua vita, che ha fatto un percorso molto importante, un vissuto significativo, e dall'altra una giovane che si sta affacciando alla vita, ma già con delle esperienze alle spalle molto forti. Due storie che hanno radici nella nostra quotidianità, per cui siamo proiettati nella vita di tutti i giorni, nella vita reale. Credo che questo sia un ingrediente fondamentale per il lettore. Questo è uno spettacolo che in parte proviene da uno spettacolo che ho portato in giro questo anno, che si chiama Teatro Magico, ma è una rivisitazione creata apposta per il Raya. Raya quest'anno ha sostenuto la Ludoteca di Panarea e in questo gemellaggio lo spettacolo trova la sua collocazione, per cui è uno spettacolo che mixa insieme effetti per adulti a effetti per bambini o comunque per i più giovani, per coinvolgere, diciamo, tutte le generazioni che possono essere presenti qua tra i nostri spettatori. Quindi accompagniamo con la magia di Francesco Meraviglia anche l'attività della Fondazione Raya. I piatti Hotel Raya sono ideati da me e sono praticamente una cucina semplificata della storia del gusto siciliano.
senza soffritti né fritti, abbinando un'eccellente materia prima ai vari aromi che scegliamo al momento per identificare poi il piatto stesso. A parte i nostri crudi fatti, eseguiti in maniera, diciamo, anche il pubblico lo dice, quasi perfetta, ma anche per la materia prima eccezionale, potrei consigliare un polpo al forno agli aromi. Come primo potrei consigliare una pasta con le sarde o degli anelletti al nero di seppia. Un secondo, una mille foglie di pesce spada con una mollica aromatizzata agli agrumi e frutta secca, pure degli involtini di spatola ripieni di pesto di pistacchi. E come dessert una rifiutazione della cassata, che come tutti i miei dolci sono molto poco zuccherati e quindi riscontrano anche un successo per questo motivo. I feel your lips moving and they take me under. Un vino da abbinare, potrei consigliare un'Insolita, che è un vino biologico che viene vinificato qui a Panarea, o anche un Tasca da Merida, uno Chardonnay. Anni Mandanici, responsabile dell'intrattenimento all'interno di uno dei luoghi più ambiti delle Isole Eolie, il Raia di Panarea, un luogo fantastico, inimmaginabile. Ma per chi non è mai venuto, cosa significa vivere l'intrattenimento su quest'isola e soprattutto all'interno dell'hotel Raia? Il nostro locale, il Raia, è un posto particolare da vivere. Si capisce solo una volta che si è qua. Non è la classica discoteca, non è il classico locale notturno, è un posto dove c'è festa tutti i giorni e si vive una festa. E questa è la particolarità. Come si riesce a mantenere nel tempo questo primato di eccellenza e di luogo charmant? Credo, lo spirito di chi ha costruito questo posto, sicuramente, di chi gestisce questo posto e anche dei clienti che comunque quando vengono qua cercano questa atmosfera e trovano questa atmosfera qua in questo posto. Giornata all'interno di un'isola definita la perla del Mediterraneo, non si può far altro che concludere con spirito naturalistico sotto le sterne, baciati dal mare e guardati da tutti gli yacht fantastici che nessuno riuscirebbe ad immaginare, una giornata davvero favolosa, perché la Griff di Emilio Beltrami e dell'Hotel Raia di Panarea concludono lo speciale di Weekend Dintorni, che continua sempre nelle Isole Eolie a girare per voi. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, it makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.